Allora. Ale, sì. Guardali. Che qualità. Un pugno al microfono. Con tanto di tutte le pubblicità delle sale LAN, voglio dire, dei siti di... Le sale LAN che le chiudiamo, quelle bastarde. No, infatti, infatti era quella la battuta, ragazzi. Insomma, a proposito di battute... No, vi prego, non riniziate. Vai, Mischio, facci una brutta battuta. Io innanzitutto vi invito a parlare dei team che avete davanti. Perché io questa pagina posso aprire... Questa pagina, adesso me la faccio tornare in mente la battuta. Questa pagina posso aprire, non ne posso aprire altre. Allora, la prima cosa da sistemare, ragazzi, sono i nomi. S, A, B. Che nomi di... Che brutti nomi sono? Che brutti... No, sono le chart. Queste sono le cose possiamo metterli dove ci pare. Al posto di S ci metti più forte dell'universo. Più forte... Tutto attaccato però, sennò... Ah, brava. Charlie più forte dell'universo. Esattamente. Ok. E al posto della A? Mio padre. Mio padre. Sì. Al posto della B? Mio fratello. Scrivi Dive trattino quasi master. Dive quasi master. Ok. Sì, sì. C? C Astralis. No, quella è D. Vabbè, Astralis. Ovviamente più D. Ecco, D invece. Analizzo l'occhio. SN. Non so cosa significa, però le do ragione. SN? Eh? SM, verrà che un po' di revival del PG Nuts. Ah, ah, io non l'ho capito. Non l'ho capito. Sono Charlie, poi ripeto. Te lo cambio così. Su Morningstar. Ho messo 014, ragazzi. Ah, ok. Questa fa male qui. Questa fa male. Questa fa male qui. Salutiamo i Samsung Morningstars, nostri fratelli. No, assolutamente. Nostri fratelli. Cioè. Nostri fratelli. Ma vi prego. Allora, considerando che abbiamo, la prima è la cad. Non lo so. Quel scrive le cose in diretta. Mi arrivano le notifiche. Madonna, ti mentre mangia il cemento. Allora, la prima domanda è Zero Zoldyck. Dove gioca? Mi sono dimenticato. Mo te lo dico. Prendo anche il telefono, così posso prendere tutto. No, Tavernero, tu che sei un color, sentiamo. Tu che sai, è il momento di sfoggiare un po' di knowledge. No. Questa volta io mi ritiro nelle mie stanze. Come si blocca? Dexaie, ragazzi, Dexaie. Zero Zoldyck che gioca nei Dexaie, che sono il team con la nave. Questo qua. E allora il più forte dell'universo. Il più forte dell'universo? Ma addirittura... E poi un altro team che va nel più forte dell'universo dove stava Pesce. Quindi allora ma non mi ricordo che colore era. Blu, yellow. Questo che vedete qua è lo yellow. E questo è il black e questo è l'academy. Ok. Mo fate voi. Allora, io parto subito con mettere gli Underworld black a mio padre e gli Underworld dell'universo. E gli Underworld invece è l'universo. Sì. Ci sono un sacco di più forti dell'universo. Questo tutti Goku praticamente. Mi fa ridere che lo dici con serietà. Perché quello ha mio padre. Poi perché si ferma. Perché non, il tier non si può unire. Quindi devi per forza staccarlo fermandoti. Quello metterei a mio padre. Vai. Ora, ok. Due ne ho messi io. Due ne ho messi Tavernello. Ora, Charlie, tu ne puoi mettere anche tu due. Qui non facciamo distinzioni in base al sesso, lo sai. Allora. Io prenderei i Time Travels e Sport. Vado anche quando commentiamo dire questo nome è una sfida ogni volta, ma una bella sfida. I doppia T? Domanda. Quanto stiamo memando? Tanto. 014, perché... piegano talmente tanto lo spazio-tempo che andare 14-0, vincono e perdono contemporaneamente. Non si sa in quale realtà parallela si stanno collocando finché quel multiverso che Vischio spero abbia visto. Sì, ma non so se quanta gente l'avrà visto, quindi evitiamo di fare spoiler qua. E poi voglio credere negli Yotoru con Dive quasi master. Giustamente, era...
scontato, telegrafato, telefonato. Beh, quindi allora io devo andare sull'autodichiarazione mettendo in control in Astralis. Si sono autodichiarati loro in Astralis. Vero? Sì. Giusto. E ambasciatore non porta pena. Secondo me Angry Birds Academy. Allora, gli Angry Birds Academy non li posso mettere a mio padre, perché la loro forza è andare in basso nelle tier list per poi arrivare secondi. O comunque molto. Io non le vedo le facce. Quindi li metterò in Dive Quasi Master. Così. Che c'è? L'hai ucciso, che cosa hai fatto? Che ho fatto? Si spegne adesso. Fa troppo ridere. Io lo metterei a mio padre. Oh no. No, non posso metterlo a mio padre. Oh no. Non lo posso. Agenti dell'FBI, mio... amici dell'FBI che ci ascoltate, non intendeva quello che... No. No. Attenzione. Ah, ok, ho capito, sono arrivato tardi. Ora, ragazzi, è tardi. Tocca di nuovo a me. No, ma la verità è, Vischio, che sei un'anima pura e nobile, quindi vai oltre. Sì, non... Sei troppo avanti per si noi. Si ferma qui. È tipo l'emozione, allora, X-Factor, no? Arrivata qua. Vediamo, vediamo. Gli away from normal ne fanno altre due, giusto? Cioè, l'Academy e Black. Si presuppone che i Black siano più forti. Okay, allora... È perché il nero è un colore dominante. Allora, i black, concordo con Charlie, ottima osservazione, quindi i black me li metti a mio padre. E invece l'Academy me li metti in Astralis. Ok. Ci sono rimasti tutti i P11, gli Iteas, Lama Riders e i Login. Actually, allora... Yellow sono primi, sì, infatti Yellow sono primi. Ho detto, Yellow già li abbiamo messi in più forte dell'universo. Poi ci sono Black e Academy. Allora, io andrei ad inserire Lama Riders solo per il nome a più forte dell'universo. Concordo. Sono completamente concordo. D'accordo con te. Ma perché... Sì, ma ti sputano in game, eh? Esatto, sputano o corrono di più questi Lama Riders? Questo c'è Scarl, praticamente, sono un paio di Scarl che continuano. Sì, sì, sì. Oppure giocano Samira e lanciano la monetina come sputo. Probabile. Proprio per disprezzo, no? Toh, tieni due soldi. E poi andrei a mettere i Phoenix a mio padre, perché effettivamente possono essere una rivelazione dopo aver vinto già un Herald. Quindi... Attenzione, studiato Tavernello, allora non è bugia che è Color. Abbiamo presi apposta, Color, studiati. Sì. È Color. Colora. Va bene, ok. Poi, colora. Forza a chi tocca. Allora, dopo Tavernello c'è Charlie, ovviamente. Sì. Allora, mi prendo i Kairos. Sì. P11 Kairos. E siccome Kairos vuol dire mano, con le mani loro fanno ciao, e quindi mio padre. Palese. Ma che donna di cultura. Fatto il classico, Charlie. Sì. Questa è una grande vittoria per me, finalmente. E quindi... Non hai capelli colorati blu, quindi l'artistico non l'ha fatto. E infatti. Non ancora. Questo è il razzismo. E quindi... Per tutte le persone in chat che hanno fatto il classico, che sono le persone che dicono ma cosa ha fatto il classico? Esattamente questo, prendi i nomi delle squadre che prendono una palla greca e dici, e siccome è così, io so adesso, che vuol dire. Mio padre. Far finta di essere studiata comunque. Ok, cosa c'è rimasto? Vediamo. C'è anche ci sono due modi per capire se uno ha fatto l'artistico. Sì, quali? I capelli. Dica. I capelli e poi l'altro. Lo posso dire perché comunque io ho fatto... Artistico? Uno sono i capelli colorati e uno che diventa gay per forza. Ci dissociamo, amici di Twitch, dell'FBI. No, io l'ho fatto e posso confermare. Posso confermare. Charlie, la legge un mio di amico... Revil. Anche Charlie, anche un amico di Vic ha fatto il classico, posso presentartelo così potete fare discorsi acculturati insieme. Mamma mia, i latinisti, incredibile, non aspettavo altro effettivamente, non ho mai detto che mi mancano gli anni del classico. Io in realtà l'ho detto più volte, però vabbè, sono stato anche recidivo dal dopo. Vabbè, niente, lasciamo stare. Senti, ma qualcuno lo mette... che ti regaliamo una traduzione di Luca Canali per il compleanno, ma ci sono rimasti tre Stefano, team. Sì. Tre team. Ancora te. Dobbiamo Iteas. Fare delle analisi. Devi di nuovo scegliere tu, Charlie. Lo so, ma è difficile perché... Allora... Per questo scelto prima io, così quelle più difficili scegliete voi. Facciamo un po' un recap.
Il primo, Vischio, cosa ci dici? Abbiamo l'Iteas Esports, che hanno la parola Esports nel nome e anche nel logo, quindi li vedo anche particolarmente colorati. Il loro logo non ricorda nessun logo in particolare, quindi li metterei... E per questo andranno 0-14, esatto. Mi piace, bravo, esatto. Bravo. Perfetto. 0-14. Bravissimo. E secondo me accanto a loro, proprio il 0-14, ci mettiamo un logo che ricorda un logo. In realtà no, non ne ricorda nessuno, ma parliamo dei P11 Clover, che hanno il trifoglio, che è un elemento della natura, esattamente come le stelle dei Samsung Morningstars, e quindi come tale andranno a fargli compagnia nella categoria del 014. Vedi che tutto torna. Tutto torna. Tutto torna. E soprattutto... Il quadrato. Il quadrato, che è chiaramente 2A, come gli Astralis, vanno qui, accanto agli Astralis. E guarda che bello, vanno sul nero e appaiono gli altri, il dietro bianco del login. Ah, non me l'ho accorto, va bene. No, vedi? Adesso io questa la posso fare stamp. E questa è la nostra tier list ufficiale, che potremmo anche utilizzare per altro. Certo. Tipo minchiate. Come la chiamiamo? Tier list meme. Adesso te la svuoto pure. Così potete scegliere altri tipi di tier list da fare. Possiamo farla anche seria, se volete. Ma seria? Io non ho visto un game di questi team. Come faccio a fartela seria? Perché c'è Tave. Perché c'è Tave. C'è Tave apposta. Cioè, che l'abbiamo andata. Allora, scusatemi. Ma lo vedi che Vic anche ha fatto il classico, il Roshi? Allora, rivelazione. È tavernello a dover fare la tier list come si deve. La devo fare? Tavernosa. E poi parentesi, ragazzi, cioè, intendiamo dalle tue labbra, tavernello. Allora. Ragazzi, cioè, il G si capisce, parentesi, che viene dopo solamente perché anche la versione italiana non esiste. Io ho sempre voto il G, il Rocci, in realtà, devo ammetterlo. Per me sta arrivando Rocci. Non ho fatto latino. Fatto scienza più. Infatti il Rocci è greco. Ma il Rocci, allora, bonus per chi usava il Rocci. Ha fatto il conservatorio vecchio. Quello, si vede, lasciatelo stare, ragazzi. Chi usava il Rocci vecchio è più malato di chi usava il Rocci. È vero. Proprio masochismo fortissimo. Sì, di quelli proprio bom. Dalla regia mi avvisano, come potete leggere anche in chat, che possiamo fare solamente la tier list seria, sennò poi mi lasciano da solo. Sì, tier list seria. Tra l'altro, Vischio, sai cosa si mangia stasera, Vischio? Cosa si mangia stasera? La pizza, per forza. Ma oggi non è mercoledì. È lunedì. Beh, in qualche parte del mondo sarà mercoledì. Va bene, sì, certo. Ok, facciamo così. Allora, la tier list seria abbiamo vincitori, finalisti... Che facciamo? Vincitori, finalisti e poi... Beh, vincitori, come fanno a essere più di uno? Vabbè, perché sono 5. Infatti sì, aspetta. Ok. Vincitore, scusate. Vincitore. Finalisti. Finalista. Finalisti. Alla fine, l'altra finalista che... No, perde. Finalisti, scusami. Finalista. Ma l'altra finalista ha vinto. Vabbè, ma sai, è la probabilità di mettere... Finalista, vabbè. Ma fai finta di fare un bracket, Tave. Mannaggia. Appunto, il secondo posto. E allora i finalisti? Ma no... Fai il bracket, sì, dai. Okay. Sì, ma un team non lo puoi mettere due volte, capisci? Ti è rotto, scusatelo, per favore. No, adesso facciamo... Partiamo dal chi vince, ok? Facciamola facile, Tave, sennò... No, aspetta, devo dare rompe. Dei nomi alle altre tier list. Facciamo BCD, così? No, ce l'ho io. B come bravi. No. Tipo bravi che siete arrivati fin qua. Allora, a posto di vincitore metti uno. Ascolta me. Ti ascolto. Vai, a posto di vincitore metti uno. Il profeta. Ascolta me, Vischio. Uno. A posto di finalista, B. A posto di beta. O gamma, delta, quello che volete. Non so, non ho fatto il classico. Ok, agli ultimi due mettete la penultimo. Penultimo? Sì. E all'ultimo metti ultimo. Mamma mia, signori e signori. Io non so che penso io. Il maestro. Un applauso perché qui. Vabbè. Ci penso io. Ok. Vi comunico con la regia mia. 1B delta per ultimo e ultimo. È facilissimo da capire. Vabbè. Mi hanno dato gli OPGG dei team. Quindi io so. Gli OPGG. Se dovessimo guardare gli OPGG uno a uno, cioè andiamo qui. Io no, i multi OPGG. Quelli con la schermata tutta carina, le grafichine carine, insomma, quella là. Quello che non dovete vedere di solito. Se dovete cercare, non cercate Vischio su OPGG. Dicevo,
Andiamo sugli Away From Normal Academy, che sono il primo. Corriamo, andiamo. Che non trovo. Non ce la faccio. L'unico che non ho! Maledizione! Va bene, li metteremo sotto gli Away Black. Gli Away From Normal Black. Quindi iniziamo degli Away From Normal Black. Si giuro se non ce l'ho, tilto. Allora, che hanno nel loro roster Get Smano Gapped, Golia, Panino Cuccioloso, Qui Devorat e Tuzanarkand X. Io la farei anche sui nomi qua. Tuzanarkand. Cuore a Tuzanarkand X, giocatore di Jin, Jinx, Senna, Vayne, Caitlyn. Immagino sia una di Kerry. Solo il nome. Ok. Poi hanno anche VT Luke e WZQ. Ok, ragazzi. Tutto chiaro. Possiamo iniziare. Ti ricordano qualche cosa questi nomi, Tave? Sinceramente non li ho visti veramente, veramente poco. Però andando a vedere anche un pochettino cosa hanno fatto prima gli FN Black, hanno fatto qualcosa di buono, ma non tantissimo. Quindi io li andrei a mettere verso Delta penultimo, se la mia collega è d'accordo. Tra il Delta e il penultimo? Penultimo. Ricordati che se metti gli FN Black in penultimo, gli Academy vanno automaticamente in ultimo. Allora dai, facciamo Delta, dai. Facciamo Delta. Delta. Facciamo Delta. Delta. Allora, nel frattempo mi è arrivato su Discord il multi OPGG delle FN Academy. Ah, a te l'hanno mandato, disgraziati. Io me l'hanno mandato, quindi sti sono più importante, mi dispiace. Vedi, sono evidentemente anche loro parte della lobby dei color caster. Dei color caster, ovviamente. Il primo tier lo chiamerei Revil. Certo, com'è no? Se voi li faceste fare la carbonara a casa vostra, vi posso garantire che cambiereste idea. No, ma adesso vogliamo un'anteprima, cioè che cosa può combinare di così. Allora, vi volevano informare dalla regia che tra poco vi fanno vedere a voi, grazie ai potenti mezzi tecnologici forniti dalla connessione internet e da Discord. Wow. Vi trasmetteranno i molti OPGG, cioè quello che vedo io, wow, lo vedete anche voi. E vi faccio anche questo breve appunto: Get Smano Gaped, che se non sbaglio è il top laner degli AFN Black, è in 5 game di losing streak. Mi dispiace per te davvero tanto. Lui non fa il Diamond, è il Master, mi sa. No, è Diamond 4. Solidarietà per il mental. C'è scritto Diamond 4. Va bene, e quindi perché Mattia parla come uno spacciatore? Mattia parla come uno spacciatore perché pensa che così non lo sentite. In realtà penso che lo sentino tutti. Rip sì. Smano. Rip Smano. Sì. Sentiamo tutto. Tutto. Sì, dunque, veniamo a noi. Tave, un altro team che vuoi analizzare? Quelli più caldi immagino ci teniamo per ultimi. Ok, un altro team che vogliamo analizzare. Allora, io andrei con i No Control, perché effettivamente sono nuovi. Quindi essendo nuovi potrebbero fare tanto, come potrebbero darci delle sorprese non proprio positive. Ok. Ma No Control, perché si chiama No Control? Perché non hanno controllo, oppure non hanno il tasto control sulla tastiera, due sono le cose. Ok. Vabbè, ma non serve sul video. Effettivamente sono le due visioni del nome. Terza, io andrei a metterli verso il penultimo. Tu andresti a metterli verso il penultimo, ma stai guardando gli OPGG? Sì, sto dando un occhio. Ok. Verso il penultimo. Let's go. Ok, per te sono penultimi, va bene. Io vedo molti dati interessanti. Molti. Uno particolarmente interessante, tra l'altro c'era stato rivelato, che hanno il midlaner Silver. Penultimo. Va a posto. In realtà non è Silver. Qua mi dice che è Gold 2, quindi hanno parato. Infatti, a parte che questo non può essere midlaner. Account sharing? Questo non può essere midlaner. Che minchia. Sarà il coach, sarà rischio. No, è jungler, scusate. No, ma c'ha una champion pool meravigliosa. Cioè aveva giocato Aatrox, cioè passava da Aatrox, Mastery, Gwen, Talon. Intenditore, Mastery troppo. Mi parli troppo. Ti traggo dentro. Per draggarti draggami dentro. Io devo usare questo computer e quindi faccio vedere che... Già lo sai. Già lo sai, Woody. Ti hanno già draggato dentro. Chi è che fa queste cose? Perché è andata via? Carlotta? Ah, Charlie se n'è andata! No, ma perché Charlie si offende con me? Io? Cioè, le ho pure fatto scegliere due team. Charlie, dove vai? Cioè, ma abbiamo fatto amicizia, se ne va.
Let me in, poi capito? Poi mi scrivi let me in. Let me in. Perché sono io che ti caccio. No, in realtà sono autocacciata, ma per un bene superiore. Perché adesso sono tornata in soldi, almeno in mezzo. Sei tornata in? Funziona tutto. Ah, vedi, sentiamo anche meglio. Perfetto. Sì, appunto. Perfetto. Quindi, eravamo rimasti. Charlie. Vi stanno condividendo lo schermo con i molti PGG e quindi dicevamo i no control li abbiamo messi in penultimo proprio accanto agli FN Academy. Arnello, io ti invito a capire che stiamo sforando, che stiamo sforando, dobbiamo finire la tier list. Vabbè. Infatti sì, l'avevamo promessa la tier list. Sì, bisogna, sì. Ma l'ho fatta la tier list. Questa è finta, questa ne facciamo un'altra adesso. Quella, che andiamo non meme è appunto sbagliata. Quella, facciamo quella sbagliata vera, quella per cui ci possiamo prendere tutto il flame del mondo. Vi faccio un giusto nome e voi me lo posizionate così a caso e vi dico Lama Riders e vi prendo anche gli io aspetta, non vedo più la tier list, cioè eccola qui di Tavernello a questo punto. Io Lama Riders B Delta. Aspetta un attimo. Come ci mettiamo d'accordo? Ora. Sputi, ecco. Di più, cioè, dicendo D o dicendo B? C'è ragione. Io da abruzzese dico 20 volte la B, no? Quando ce n'è bisogno. Quindi sì. E quindi Lama Riders in B. Lama Riders in B? In B. Okay. Io non vado neanche a prendere i multi OPG, non so dove sono. Ovviamente qua, in uno mettiamo solo un team, il vincitore. Certo. Ovviamente. Certo, indubbiamente. E quindi adesso io la butto lì. Sì. La butto lì proprio così, diretto. Sì, chi? Ma buttala di più perché... Buttala. Gli Underworld Black. Gli Underworld Black. Vinceranno questo torneo. Mamma mia. Addirittura. L'ha detto. Io dico questo, Ma perché wow, hanno la cosa... Madonna. Ok, no, forse... Sai che abbiamo sbagliato a far scegliere la Tavernello? Vabbè. Allora, io ti dirò... Il Lightning, di cui parlavano prima, che tra l'altro molti sono suoi fan, Master 365 LP. Sì. Gli Underworld sì, Lightning... Black... Lightning da guardare, perfetto. Che ci fa qua Lightning? Io chiedo. Lightning 11, tra l'altro. E la metteremo con il logo originale degli Underworld Black, che è proprio questo. Certo. Marchio registrato. Marchio registrato. Black scritto originale. Col pennello di Paint. Va bene, quindi tu mi hai già dato il vincitore. Sì. Andando anche un po' più spediti, andiamo a mettere gli Angry Birds sul B. Ok. Perché Angry Birds, giustamente. Angry Birds, giustamente. Palese, rimando. Ti ricordo che più li metti in alto, più loro vanno in basso. Funzionano così gli Angry Birds. Non mi puoi dire questo. Se tu li metti ultimi, gli Angry Birds vincono. E allora io voglio una finale allora Angry ultimo, Birds Underworld. Tu li metti ultimo al massimo. Allora Angry, vai, voglio vedere una vai finale Angry Birds Underworld, veramente, quindi ultimi. Ultimi. Sappiamo già. Sappiamo perché. Ultimo, lo sai. Ci mettiamo per scaramanzia. Se no soffrendo. Certo. Ovviamente. Pe scaramanzia, che se non va è pe. Togli la R, bravo. Scaramanzia. Poi andrei a mettere i Time Travelers Esports penultimi. Hanno fatto qualcosa di buono, ma devono ancora migliorare qualcosina, quindi anche per incentivarli un po' di più. Però qualcosa. Cosa hanno fatto di buono i Time Travelers Esports? Intanto installare League of Legends. Questo io sono molto in dubbio sulla... un po' da ridire, signorina Charles. Sì. Infatti. Tra l'altro io shout out su Jungle CakeW, che è Master 1 LP. Quindi ha appena fatto il Master, congratulazioni al Jungle dei Time Travelers. Un applauso. Molto bravo. Ma l'unico, probabilmente il più convinto del team, o quantomeno se non è più convinto, è quello più invorticato nelle dinamiche di team, è proprio Giucro, che gioca bottom, cioè gioca AD carry, giustamente. Giucro perché è l'unico che ha cambiato il nome in TT e Giucro, quindi un altro shoutout. Giusto. Cioè. E tra l'altro ranka un sacco, perché ha 356 win e 363 lose. Ti capisco, fratello, quel rate negativo è una cosa brutta. Molto. Sta dentro. Veramente molto. Capiamo. Quindi noi li abbiamo messi in penultimo, i Time Travelers? Sì. Perfetto. Sì. Nuovo team che volete guardare? Mentre io vado a recuperare i... Allora... I P11 Phoenix.
I Eleven Phoenix. Eleven Phoenix. Io non ci vedo. Lo sapete, non ci e vedo. Quelli arancioni. No, no, beh, non vedi, ci vedo i nomini. Là. Allora, P11 Phoenix, membro da osservare, Nostrapangus, che è quello più alto di Elo, Nostrapangus Grandmaster 635 LP, l'immortà tua, Nostrapangus, che ha giocato 513 game su Ornn. Chissà quale campione gli banneranno. Beh, okay. Ornn intanto non ha losing matchup, ha solo come GP, gioia. Non perde, non ha losing matchup. Non ha losing matchup, quindi okay. Io direi... Io andrei sul B. Sì. Andresti sul B. Phoenix sul B. Sì. E B sia. Panghi, best Ornn world. Panghi probabilmente non li vedremo, mi dispiace, non li vedremo giocare Ornn. Quantomeno, ragazzi, bannateglielo. Penso sia una chiaro. Roba da fare in top lane. Mi stanno tiltando. Ok, allora adesso ve lo chiamo io. Il team che voglio vedere è lo chiamo solamente perché è quello che mi spunta all'occhio qui. Sono i login. Login ha organizzato anche un Tormenta. Esatto. Associazione. Hanno una ranked tra le loro fila. Anzi, due ranked, quindi sono due burloni. Sì. Shady. Non possiamo vedere i loro dati, comunque vi posso dire che più o meno l'elo medio è Diamond 1, perché hanno Diamond 1, Diamond 3, ma hanno anche un Master 143 LP, che è Dopesick. Allora B, per forza. Dopesick, però il Master gioca giungla, quindi è come se fosse Platino. Praticamente. Così. Non penso. Un po' di flame. Non è vero, non gioca giungla, gioca mid. Qua c'è scritto mid. Gioca mid. Perché è Gabbro che prende il dominio della giungla. È vero, giungla, lo sto vedendo adesso. Sì, sì, sì. Gioca mid. Allora è valido. Ok, è valido. Allora, io lo andrei a mettere sul Delta. Anche per qualche scorso risultato. Perché in alcuni Herald non si sono classificati. In alcuni sono riusciti ad arrivare in alto. Se non sbaglio, in uno sono arrivati anche terzo. Se non erro, secondi. Sì. Terzo al Baron, quindi comunque è un risultato molto, ma molto molto buono. Vediamo, sul Delta mi sembra la posizione giusta. Piccolo spoiler, Dopesick giocherà con i Time Travelers East. No. Questo cambia tutto. Ica, madonna. Da domani gioca la nostra Academy con il nostro nome e fiducia a loro. Piccolo spoiler, Dopesick giocherà con i Time Travelers Esports. E questo ci potrebbe far alzare il voto dei Time Travelers, oppure probabilmente sì. Ok, Una posizione la devo è una posizioncina, dai, è una posizioncina. E dei login la abbassiamo o la teniamo là? No, lasciamo lì. Perfetto, quindi tutti sul Delta. Deve esserci lo scontro tra titani, perché sarà quindi l'ex giocatore che gioca contro la sua squadra. Certo. Beh, certo. E si ricorda il gol dell'ex, no? Quella regola. Vabbè. Comunque. È una regola che non sbaglia mai. Una regola che non sbaglia mai. Schierate sempre gli ex giocatori quando giocate a fantacalcio. Adesso io vi prenderò invece i P11 Clover. Che hanno Erna. Che hanno Len. Che hanno Evil Ashuma. Che hanno Free Unicorn. Kira e Faststorm. Chiaramente. Chi sono? Io Faststorm lo conosco. Sì. Faststorm il mid laner. Faststorm e mid laner, sì. Quali sono i giocatori di questo team che volete tenere d'occhio? Faststorm, perché lo conosco, è un buffone, è amico. Perfetto. Di Okami. Ah, ok. Allora sì. Allora sì. Beh, vedi che tutto il mondo è paese. Sì. Vedi, Gabbro, mi sa che non hanno ancora giocato la squadra, io non giocherò con i login. Adesso io i login li metto ultimi. Nessuno vuole giocare così proprio. Nessuno ci vuole giocare questi login. Vabbè, noi prendiamo quello che sappiamo qua. Purtroppo sì, non hanno aggiornato la squadra. Sono i dati del ciclo di tormenta che sono tradotti in italiano. Il sito effettivamente è molto lentino. Su alcune cose non ci sono nemmeno, in realtà. È un poco tempestivo. Già, sì. Un po' ispanico. Anche la classifica non è chiara. Dovrebbero sistemarlo, però all'inizio, quindi noi lo flammiamo. Tanto non è mica il secondo anno i Tormenta, no? No, ma che? No, cosa vuoi sia? C'è tempo. Bad Games ce ne ha messi 12 di anni a sistemare il client, quindi. E non c'è ancora riuscita. E neanche riuscito, tra l'altro. Quindi. Il giorno fa i support non esistevano. Però prego. Ah, è vero, E oggi prendono delle kill, ma dove siamo finiti? Che schifo. Dove siamo finiti?
Senti, quindi comunque, più 11 Clover dove li vogliamo mettere? Penultimi, non si sono mai classificati nelle fasi finali di un Tormenta, quindi penultimi potrebbero essere quel team che potrebbe riuscire ad arrivare nella top 8, ma è molto difficile. I login hanno appena twittato, mi annunciano un mezzo disbando del team. Qua qualcuno me lo vuole far abbassare sta posizione. È probabile. E abbassiamo, via. Li abbiamo messi in penultimi. Qua ci avete detto tutti quanti, non ci piacciono, no, gioca l'Accademia, penultimi. Stupiteci, ma adesso ragazzi, qui. Relegation. Relegation, questi vanno a giocare. Mi sa che non... E non lo posso dire, però mi sa. Ah, sì, sì, ufficiale. Ah, è uscito ufficiale, ok. Niente. Scusate, sapevo che sapevo se lo potevo ridere. I login vanno a giocare il Proving Grounds, quindi fanno un po' di... No, Tormenta che ci frega, buttiamo via. Ah, così, debotto. Lo sapevate, eh? Questa chicca? No. Adesso lo sapete. No. I login sono al Proving Grounds. Così arriveremo più preparati, super. Fatti. Vabbè, era la classifica. Ok, comunque, ce ne mancano pochi, ci mancano gli Away Black, ci mancano gli FN Black, sì, gli FN Yellow, gli Underworld, i De... Derneas... Porca miseria, mi dimentico sempre. Sarà il team Barchetta. Il team Barchetta, mi piace, che hanno, poi hanno il nome anime. Ma non lo sono dimenticato. Impossibile perdere. Dovi, sono primo pari punti all'ultima giornata del Fanta, impossibile perdere, lo blame, io non lo direi. Stai calmo. No, 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 no. Io ti faccio tanti, tanti, tanti auguri, però buono. Non lo dire. Rischio. È rischiato a dire questo, eh. Stai perdendo una stagione intera. Team Barchetta, finché la barca va, lasciala andare, finisce in ultimo per scaramanzia. Sì. Ultimo per scaramanzia? Vabbè, sì, sì, Barchetta, assolutamente sì. Analisi perfetta. Perfetto. Sono contento di aver addestrato questo. Ho imparato dai migliori color del Dexaie paese. Sono Dexaie Esports. Dexaie Esports che hanno Platinum 1, Diamond 1, Diamond 4, Diamond 2, Diamond 3. Come vedete dallo splendido PGG, multi PGG che si è aperto dinanzi ai vostri occhi. Chi è lo Ludovico? Allora. Beh, mi sa che ha ragione di che comunque. Chi? Io non so che non so chi sia Ludovico Rossini. Ho la voce simile a Dovi Grossi. Poi me lo vado a cercare. E potrei offendermi. Il orso, Dexai i primi. Infatti, perché sono ultimi per scaramanzia. Quindi, probabilmente. Sì. E finché la barca va. Poi gli ultimi saranno i primi. C'è cioè quello. Vabbè. Insomma. Cioè, non dobbiamo neanche starvelo a spiegare. Sapete Dexai è, tra l'altro, il grido normanno dei vichinghi prima della guerra. Grazie. Ecco perché la nave vichinga. Grazie Caronte, perdonami. Sì, ecco perché la nave vichinga. Visto? Lo sono... Oppure sono dei grandi fan di Shanks. Chi lo sa? Di chi? Beh, non resta che aspettare il giorno in cui giocheranno e chiederglielo in intervista. Esatto. Comunque, l'ultima wave che manca è l'Academy. No, è Yellow. Che io metterei Yellow. Proprio. Allora, sì, metti in C Black. Sì, metti in B. In B? No, come una, in B? Una, allora, una, in B. No, uno è uno. A uno. Ma scusa, ma uno deve essere uno. Ma vedi che Tavernello è confuso, io lo sapevo. No, Tavernello, no. Vabbè. Va bene. Niente, mi metto a piangere. Li mettiamo a uno. A uno. Perché? Perché hanno pese. Facciamo che sì. Tavernello, bisogna fare le tier list. Scusami, Charlie. Li mettiamo. Vai. Ascolta. Prima si tappi le regole della tier list e poi le rompi. Ok. La prima regola. Quindi noi abbiamo iniziato per fare serie e poi facciamo le minchiate. Ci può stare. Bene. Siamo passati sulla barca che arriva. Vabbè. Allora avete sbagliato persone. Se no, tranquillo. Ci mancano Underworld, ci mancano gli Iteas, P11, Kairos, gli Yotoru. Perdonami, ti chiedo scusa. Yotoru. L'avevo anche imparato. Yotoru B. Sì. Sì. Ah, ma aspetta. Matava e mi fa male. Ma perché ci sono due Yotoru, effettivamente. Noi abbiamo visto tanto i Berserker. Questi sono gli Shinobi. Berserker erano forti a differenza degli Shinobi. Sì. Ma io andrei sul Delta. Non sul primo, sul Delta perché c'è molto margine. È un buon compromesso. Sì. Gli Underworld andrei a metterli sul B. Ok. Sì. Sono giù nel Black. Anche perché i Black hanno fatto. Perché in uno non ci sta. Delta è troppo poco. Invece B mi sa che è quello migliore. Mi sa. Sì. È il giusto. La top 3. E poi sono rimasti Kairos.
e Iteas. L'Iteas. Adesso te li apro entrambi. Come quando ti trovi l'Iteas su FIFA, quindi no, ok, questi ultimi. Basta. Eh sì. Mi dispiace. Non sai che per simpatia un basso win rate. Li mettiamo a ultimi. Quando ti trovi l'Iteas in solo Q. Li mettiamo ultimi. Sì, sì. Invece ma non Iteas, ragazzi, Iteas. Iteas, per me sono Iteas, Iteas. Basta, ormai quando il tavernello si convince di una cosa è questo. Sì, ormai è finita, ormai ragazzi, è finita. Io vi volevo solamente dire che il midlaner degli Iteas, come nome, come nickname, ha Frusto tuo padre. Ok. E allora vedi, stare assieme a i Dexaie, perché come Frusto tuo padre frusta in cui nuotano la barca dei Dexai, e quindi sono nel loro stesso giro. E dove volano i pipistrelli e gli Angry Birds, perfetto. E dove perfetto. Volano, perché quando frusti la frusta poi va in aria e quindi prendi tutti e tre. Tutto, alla perfezione. Tutto quadra, tutto liscio. Dece, okay. Voglio un'analisi accurata degli OPGG da Coach Revil. Lo faremo. Molto maestro. Okay, lo faremo. Solamente invece, per quanto le fasi finali. Manca solo te. Invece per quanto riguarda l'ultimo team con il logo da quest secondaria di un RPG, P11 Kairos. In Delta. In Delta, i P11 Kairos. Delta, perché c'hanno il nome greco? No, perché abbiamo messo gli altri P11 in B e in penultimo. mi sa che hai ragione, visto anche tu. Comunque al Baron sono arrivati fra la 9 e 12esima posizione. Terzo nella Lobster Cup, quindi non era qualche buon risultato l'hanno fatto, quindi anche c'è margine, sì. C'è margine, insomma. Adesso da voi voglio sentire la top 3 finale, così senza guardare la tier list, questa serie Black molto... Black Away top 2 per forza, l'ultimo sì. È un po' difficile molto. L'ultimo io lo vedo con un o un Angry Birds o un P11. Sì. Mi associo. Mi associo pure io. Vero. Ti ogni tanto anche i play by play, sono contento. Ogni tanto, bravissima. Siamo andati oltre? Siamo andati oltre? Sì, a voglia. Siamo andati oltre. Però abbiamo iniziato più tardi. Quindi sì, in realtà siamo giusti. Però c'è scritto in realtà anche esatto, siamo giusti. Sì, c'è scritto anche ora di live 2 ore e 15. Siamo andati oltre. Vabbè, comunque, ma perché no? C'è l'attesa. Ma e sì, insomma, c'è l'attesa. Poi avete voluto le vostre tier list, sarete contenti. Adesso io voglio... Ho perso troppo tempo a dire cose inutili. Adesso non avete più niente davanti, né OPGG, né tier list. Datemi il se Underworld Black e AFN Yellow si beccano al primo turno. Esatto, questo è il bello di questo torneo. Si possono eliminare a vicenda al primo turno. Il bello. Se ti beccano al primo turno, sappiamo che il vincitore è subito. Tier list, io infatti, voglio essere l'ultimo. Pese, ti hanno messo primo. Vabbè. Ma voglio da voi il nome del vincitore di questo torneo, perché non l'avete detto, almeno l'ha detto solo Tave, io lo voglio da voi due. Ma sempre se si affrontassero al primo match? No, no, proprio solo guardandolo così. Il vincitore del io torneo io ho detto fine. I Black. Tu hai detto Underworld Black. Black. Pese, dov'è che giocano i Black? No, gli AFN e Yellow. Gli AFN e Yellow. E allora dico Yellow. Revil, oltre che pesa, non posso dire altro. Revil, oltre che dislessico, anche daltonico. Vabbè. Ah, questo non è giallo? Scusate. No. Charlie? A dir la verità, è una scelta difficile. Perché? Perché nella prima parte del Tormenta gli FN Yellow hanno performato dominando indiscussi la classifica. 1400 punti nella classifica generale, sono andati a Napoli, hanno non stompato, ma è stato quasi predictato la vittoria contro gli Exceed. Eppure nella seconda parte, come diceva anche Pese prima, c'è stato un momento in cui sembra che abbiano un attimo abbassato la guardia e si siano accomodati, e in questa fase di relax c'è stato questo ingresso trionfale all'interno della classifica che sta prendendo tantissimo terreno anche sopra i tra virgolette campioni in carica per ora e anche top della classifica. Credo che è tornato pecora. Quindi tutto adesso io seguirò tantissimo il torneo questa settimana, perché non vedo l'ora di vedere i due team che si scontrino tra di loro, perché io voglio quel match lì e vedere come ne escono, perché è tornato pecora, il mood è quello giusto e è il momento di vedere se tra AFN Yellow e Underworld Esports
ci sarà questo scontro tra titani. Ma, come dice Revil, le regole sono fatte per essere infrante. Io vado di Underworld. Attenzione, Black oppure Esports? Underworld Black oppure Underworld Esports? Black. Ok, come me. Quindi abbiamo due voti per gli Underworld Black e due voti per... No, io FN Yellow, ragazzi. Vischio. Li ho visti a Napoli, li ho visti... Ho avuto... Pese qui ospite due volte, sempre un piacere. Quindi comunque, anche se abbiamo conosciuto tutti i team e devo dirvi la verità, sono tutti d'oro, perché sono tutti simpatici, sono tutti meravigliosi. E... Yellow non per caso. E devo dare il puntino a Pese agli FN Yellow. Soprattutto dopo il buff del è tornato pecora. Ha detto è tornato pecora. È un gran buff quello, a parte che gli hanno fatto GP, quindi sì, rende poi... tutto difficilissimo. Sì. Quindi FN Yellow per me alzeranno la coppa. Vedremo. Vedremo se ci sarà in finale questo scontro tra titani. Vedremo cosa succederà. Io apro Twitter e mi appaiono davanti le immagini di Bala che piange e voglio andare a piangere anch'io. Quindi saprai cosa fare questa sera. Sì, piangere in un angolo più e più volte, perché ho visto solo di Bala, manca pure Chiellini. Non me lo dire, dai, non me lo dire che sto... Che brutta serata. Sto male. Io volevo ringraziare sicuramente tutti voi che siete stati con noi fino adesso, siete stati tantissimi stasera, mi avete insultato un sacco, avete dato un sacco di amore a Revil. Non me la sono presa. Tantissimo. Non me la sono presa. Neanche un po'. Neanche un po'. Ma soprattutto vorrei ringraziare dal profondo del cuore chi è stato a supportare sto deficiente, noi tutti qua, insomma, qui per ben 2 ore e 20 minuti. Grazie mille, Charlie. Grazie mille, Tave. Siete stati meravigliosi. Quindi un applauso. Grazie a voi, ragazzi. Grazie ad Atleta Esports che sarà protagonista di questo prossimo torneo. Torneo Herald Roma Salt. Cioè, abbiamo visto appena adesso quante squadre ci sono, tra cui anche tra le più forti nel torneo in classifica in questo momento. Cioè, al di là delle prediction che abbiamo fatto finora, io non vedo l'ora di vedere come andrà questo torneo, soprattutto perché adesso c'è la Civil War tra AFN e Underworld. Necessario, proprio con i popcorn lì davanti, così in preda alla tensione. L'appuntamento sarà per mercoledì, alle 18, che ci saranno i quarti di finale. Dillo. Cosa? Dillo. Quando è l'appuntamento? L'appuntamento è alle 18, baby. Alle 18 giocherete voi, insomma, i quarti di finale. Dalle 18 ci sarà il primo quarto di finale che guarderemo su due, poi alle 21 guarderemo il secondo quarto di finale, sempre su quattro quarti di finale ne vediamo due, sì, ebbene sì, succede, poi venerdì semifinale, finale domenica, e spero che tornerete qui a farci visita, sicuramente, e da me è tutto. Sì, vi lascio andare a dormire o qualsiasi cosa vogliate fare voi di lunedì sera. Mangiare, rischio. Mi sa per arrivare la pizza. La pizza. Oggi pizza. Qualche giorno del mondo e mercoledì cosa che hai detto Charlie. Giusto? Quindi io mi fido. Bene. L'ultimo Ciao. Ci vediamo domani. Ciao. No, ci vediamo mercoledì. Ah, no, qui a Atleta TV, scusatemi. Qui a Atleta TV torna. Rischio. Quando è che torna a Atleta TV? Rischio. Torna domani. Domani alle ore 13. Domani. Qui su questo canale andrà in onda cosa? Motor Hero. Se siete appassionati di motori, E che altro si parla di motori? E motori. Rischio, non ti dimenticare. E anche di motori. Hai detto che si parla di motori? Mi pare che non l'hai detto. Di motori e di i motori, che non sono quelli con la I, ma sono quelli con la E, che senza con la Whispers. E virtual game, i virtual games, quelli, quelle cose che insomma, quelle cose simili alle sale slot, ragazzi, avete capito. Quindi, appuntamento domani alle 13 Motoriro e poi ci vediamo noi qui mercoledì per le quarti di finale. Basta, non ce la faccio più, sto ricoglionito. Grazie Kenzo. Ciao. Grazie di tutto, buonanotte. Buonanotte. Ciao. Ciao.